Amici di Rete 8 Sport, buonasera, bentornati a Futsalotto. Una gran serata finalmente per il futsal abruzzese perché c'è una squadra in finale scudetto ed è il Montesilvano Femminile che da pochi minuti ha chiuso la sua impresa a Gorgonzola, al campo del kick-off. 9-2 in trasferta dopo lo 0-0 del Palarigopiano. Le ragazze di Gonzalo Sant'Angelo sono in finale, tornano in finale essendo abitué dei grandi palcoscenici della Serie A femminile. Giocheranno contro il Città di Falconara che ha eliminato lo Statte nel pomeriggio. La serie comincerà il 6 giugno, domenica 6 giugno, Montesilvano Falconara con la prima partita sul campo della formazione marchigiana, ritorno a Pescara sul campo quindi del Montesilvano il 13 giugno, eventuale gara 3 sul campo della meglio piazzata, quindi del Falconara il 20 giugno, l'ultimo atto quindi della stagione femminile sarà la finale e c'è una squadra abruzzese. Complimenti alle ragazze di Gonzalo Sant'Angelo. Ne parleremo, poi proveremo anche a ricostruire la grande vittoria sul campo del kick-off, terminata pochi minuti fa. Con la regia proveremo a farvi vedere alcuni dei gol. Vi dico solo che Lusilei ha segnato una tripletta, Ortega e Sciascio una doppietta, vedremo tra poco. Ma qui in studio abbiamo, come abbiamo anche scritto sulla nostra pagina Facebook, una famiglia di appassionati di futsal, un caso unico, almeno per l'Abruzzo, Luca Di Eugenio. Allenatore, Buonasera. vice allenatore dell'Acque e Sapone e anche preparatore dei portieri, e Sara Mammarella, Buonasera, grazie dirigente, dell'invito. grazie a te Sara, attualmente dirigente del Pescara Calcio Femminile, ma Sì. insomma un lungo trascorso nel futsal, soprattutto artefice, tra gli artefici della grande scalata del Francavilla, insomma che adesso è Sì. Tiki-Taka, prima era il vecchio Francavilla 1927 comunque. Anche il presidente Marco Tiberio, che è stato qui con Fabiana Pastorini a celebrare la promozione, ti ha nominata tra gli artefici di questa impresa. Quindi ci racconterai della tua passione per il futsal e soprattutto come ci si divide in famiglia tra gli impegni, le trasferte, le partite in casa, gli allenamenti e le tensioni, poi a volte positive, a volte no, che lo sport porta, no? Luca, insomma. Spesso si torna a casa e una vittoria cambia l'approccio e la sconfitta invece può creare altri tipi di reazioni. Allora, in attesa di vedere ovviamente le immagini della femminile, io comincerei proprio anche per cavalleria, Sara, proprio con te, commentando questo risultato. È arrivato pochi minuti fa, ma è un risultato che ci rende tutti quanti molto felici perché fa bene a questo movimento, fa bene ad un'annata che ha già portato la retrocessione della Cormax e la rovinosa eliminazione dell'Acque e Sapone Unigross. Sì, un bellissimo risultato, quindi adesso vediamo questa finale con il Falconara, giusto? E quindi non vediamo l'ora di vederle in campo perché sono delle giocatrici veramente preparatissime, meritano questa finale. Sarà anche una bella occasione se il Montesilvano dovesse fare l'impresa l'anno prossimo avere un derby tra una neopromossa che sembra già molto ben strutturata e pronta al salto di categoria e eventualmente una squadra campione d'Italia o comunque una squadra che, visto che il Falconara ha vinto la Coppa Italia, sicuramente giocherà la Supercoppa italiana femminile nella prossima stagione. Quindi ha già un obiettivo davanti a sé, la squadra di Gonzalo Sant'Angelo. Luca, ovviamente anche da te voglio un commento su questo risultato, freschissimo, anche perché conosci molto bene Gonzalo, potremmo dire quasi un tuo allievo, un ex portiere anche, e poi alleni ovviamente Anna Carolina, che è una dei portieri della tua scuderia, lo possiamo dire. Sì, allora tornando alla squadra, ho visto la partita di oggi, ha meritato nettamente un primo tempo effettivamente stellare dove il kick-off ha fatto fatica a passare la metà campo e nel secondo tempo ha dimostrato la superiorità anche sapendo difendere il portiere di movimento delle Milanesi, delle Lombarde molto molto bene, una squadra che ha dimostrato personalità e anche forza. Secondo me una vittoria che meritata anche alla luce di quello visto all'andata dove solo per uno scarso feeling di giornata con la porta avversaria perché
comunque all'andata in quello 0-0 avevano dimostrato di essere comunque superiori, dove comunque la stessa Anna, la sestaria, aveva fatto delle parate importanti, perché poi le partite di questo livello si risolvono per episodi. Quindi erano state bravissime tutte e due le squadre all'andata, molto molto più brava Montesilvano oggi. Mi fa enormemente piacere con Anna, un lavoro iniziato anni fa che ci sta portando grandi risultati a tutte e due. Mi fa ancora di più piacere, se si può dire, per Gonzalo, un ragazzo che sono più di 10 anni, ma no, ormai faccio fatica a ricordarlo, quando venne a Chieti che era un ragazzino e abbiamo vissuto tante cose insieme. È stato sempre un ragazzo estremamente umile, che dello studio, della preparazione ha sempre fatto la sua forza, quindi credo che sia una soddisfazione per lui, ampiamente meritata, che mi riempie proprio di felicità, perché so quanto ci tiene, quanto ha sofferto e forse anche quanto poco gli è stato riconosciuto il lavoro che fa, perché uno che non ama i riflettori fa fatica a farsi sentire. Anche noi che lo invitiamo spesso, insomma, dobbiamo convincerlo, non è uno che cerca la ribalta, ma cerca più di stare sul campo. Tanti inviti, Gonzalo, questa settimana c'è la trasmissione, lui però dobbiamo fare presto, io ho l'allenamento, non mi far arrivare tardi al palazzetto, insomma, è un metodico, Un uno sembra nato lavoratore. per fare questo, probabilmente. Tra l'altro, Luca sarebbe ancora in età per fare il portiere, però allena già da tanto, Sì, insomma. lui fondamentalmente è stato sfortunato perché, se non sbaglio, lui risulta come straniero. Quindi diciamo la Serie A un pochino ha perso il treno, perché dopo, per impegni di famiglia, uno che ha studiato si è laureato, quindi ha trovato dei lavori qui in zona. E nelle categorie inferiori, come straniero, ha fatto a volte fatica perché è una casella occupata. Quindi ha scelto la famiglia, un lavoro, al continuare a giocare. Però era un profilo interessante e ti dico, uno spazio nelle categorie superiori, sì, Lo avrebbe meritato perché aveva le probabilmente, capacità per ritagliarselo. sì. Io l'ho conosciuto come portiere in A2 con l'Adriatica Pescara, c'eri anche tu, insomma, lì era una promessa di questo ruolo. Quindi, Parliamo di 12 anni fa, se non sbaglio. sì, 11 anni fa. Lui è dell'86, quindi ha 35 anni, aveva 22-23 anni. Sì. Sara, entriamo un po' nello specifico della dinamica di coppia, cioè nel senso, intanto il futsal chi lo scopre per primo? Prima Luca o prima Sara? Ok. Siccome è più grande e più vecchio, l'ho scoperto prima lui. Paradossalmente mi ha anche allenato. C'è stato un periodo che stava anche il mio allenatore e quindi lui poi si metteva in porta, io ero più forte, tiravo, facevo gol. Però, e poi altre cose non ricordo. Hai Ho rimosso, hai rimosso, rimosso. sì, Bene, poi sì. ok. Ma quanto è tornato arrabbiato qualche settimana fa dopo la partita con il Meta, dopo gara 3 a Questabone Meta? Guarda, io ero molto dispiaciuta e sinceramente ho evitato. Sono quelle situazioni che si evita, ci si nasconde perché anche a me è dispiaciuto tantissimo. Perché perdere così una partita, anche una bella partita, non so, è stato un peccato. Quindi poi ecco, sono passati i giorni e abbiamo iniziato un po' Ci sono a voluti i sviscerare giorni. la partita, però Beh, purtroppo ecco, è andata così. Ci sta, ci sta. Luca, effettivamente è stato un boccone abbastanza amaro da digerire per chi tutti i giorni vive con la squadra, vive questo sport, no? Non era previsto, ma lo Allora, in sport non ha il previsto. verità io a casa parlo pochissimo, se non zero, di calcio a 5. Anche gli umori, sia positivi che negativi, cerco di non riportarli a casa. Poi è ovvio che ci sono dei momenti in cui non si riesce a nascondere. La gioia la nascondo meglio, la delusione meno. E forse quel giorno ero sinceramente deluso e dispiaciuto. Qualcosa quest'anno, non tutto è andato benissimo, però sinceramente non mi aspettavo di uscire ai quarti, non in quel modo. Sì, ho fatto fatica, forse ancora oggi faccio fatica a digerire quel risultato, che se dopo ripensiamo anche agli episodi, comunque siamo stati eliminati fondamentalmente, lo posso legare a 48 centesimi di secondo da un calcio d'angolo.
Poi ne potrei citare tanti altri, ma sarebbe una elencazione fine a se stessa. Però qualcosa non siamo stati così bravi come dovevamo essere per andare avanti. Il verdetto è stato impietoso, come si dice in questi casi, non c'è niente da fare. Poi noi addetti di campo diciamo che alla fine il 20x40 ha sempre ragione. Inutile fare dietrologia e nasconderci. Quello che doveva emergere nelle tre partite poi è emerso. Sì, perché dai, diciamocelo chiaramente, non doveva essere l'episodio che decideva una qualificazione. Eravamo così superiori al Catania che non dovevamo arrivare a giocarcela a 48 secondi dalla fine, alla bella o ad un gol o meno sbagliato. Sì, il paradosso sta tutto nel 7-0 della prima partita, no? Sì, che non era tutt'oro forse, a me non era un 7-0 così netto, però in assoluto non dico che quelli erano i valori, ma qualcosa di simile. Quindi diciamo è una sconfitta che ci deve far riflettere tutti, soprattutto chi comanda, perché qualcosa non è andata per il verso giusto. E a te posso chiederlo, perché nessuno meglio di te può dare una risposta: quanto ha influito in questa stagione non brillante la stagione poco fortunata di Stefano Mammarella? Perché prima ancora della spalla ci sono stati problemi altri di altra natura, è mancato per molte partite, poi 2 mesi non dico soltanto dal punto di vista del campione tra i pali e del portiere, dico anche della personalità quotidianamente all'interno dello spogliatoio sul campo, cioè lui è anche una sentinella importante anche per la società, se vogliamo. Di fatto hai già risposto, perché in campo è difficilmente sostituibile, perché parliamo di un mostro sacro del ruolo di questo sport, però io credo che la sua mancanza si sia fatta sentire soprattutto a livello morale. Intanto vediamo dei filmati di un po' di qualche tempo fa mentre allenavi i portieri. Questi sono dettagli, ovviamente. Luca, perdonami se ho invitato Sara. E quindi sì, a livello di squadra si è sentito nello spogliatoio la mancanza sua, quella sicurezza, anche quella personalità che ci dà. Perché è un ragazzo d'oro che purtroppo ci ha abituati così bene che quando para da 7, da 8 per le persone sembra che sta sotto livello. Sì. Perché ci ha abituato a delle prestazioni così mostruose che deve giocare sempre al top per risaltare. Invece è uno che copre veramente tanti buchi e la squadra o qualche presunto big forse non è stato capace di sopperire alla sua assenza. Sicuramente, soprattutto nell'immediato, nel primo periodo. Detto questo, lui ancora una volta è stato mostruoso per abnegazione, per volontà, perché dopo 2 mesi, giorno più, giorno meno, da un'operazione alla spalla si è fatto trovare prontissimo alle partite. Sì. E forse qualcuno dice che se ce la siamo giocata fino all'ultimo tiro è perché Stefano ci ha messo diverse pezze da fuori classe. C'è un'azione in gara 3 in cui tira fuori una palla praticamente da dentro la porta. La terza parata consecutiva. Sì. Assolutamente. Stato determinante anche nelle sconfitte, probabilmente. Nel senso che potevano essere altre sconfitte senza di lui. Purtroppo così sembra, senza nulla togliere a chi l'ha sostituito, che è stato degnissimo, capace, ma quello che non potranno mai, purtroppo, è la personalità di Stefano, anche è un dote, ma anche per gli avversari, perché noi ci rendiamo conto, a volte qualcuno per dire dei 10-15 metri tenta la sorte, con Stefano non lo fa. Sì. Sono tanti piccoli segnali che chi è abituato a vedere il calcio le vede queste cose. La stagione non è finita né per te né per Mammarella, facciamo una rapida citazione, ma non per pubblicizzare perché l'evento è già abbondantemente lanciato, ci sarà il camp, si torna finalmente a fare il camp per portieri organizzato da te con Stefano Mammarella, stiamo mandando in onda anche la vostra locandina, ci sono anche tanti ospiti, se vuoi
dirci intanto è sold out, è tutto organizzato Sì, ormai. stiamo al limite. Cioè, mi sono Tutti, lasciato tanti qualche ragazzi che porta, vengono da tutta Italia, no, per tutta lavorare con Italia, uno Stefano. anche da Bruxelles, ma tutti di fuori. Ho dovuto fare a numero chiuso per evidenti motivi e ho Certo. dovuto comunque farlo perché bloccarlo per il secondo anno consecutivo sarebbe stato forse decretarne la fine. E invece la richiesta è tanta, la volontà dei ragazzi, di chi c'è stato, di quelli nuovi di partecipare, la domanda è tanta e quindi l'ho fatto ben volentieri. Io ero un po' restio perché se non riesco a dare quelle garanzie, quell'ospitalità che ci ha fatto diventare un gab in continua ascesa, preferivo non farlo. Sono riuscito a lavorare su tanti particolari e siamo pronti a farlo di nuovo. Una Quindi formula un vedo pochino che cambiata. lavoreranno con te Piero Mazzocchetti, anche No, il beh, ma portiere. quelli che ho messo Sono perché. tanti, no? C'è Marica Mascia, Sì, anche ma. che c'è stava negli anni passati, era con voi. Sì. Mi dispiace per Anna che deve tornare in Brasile dopo 2 anni, ma se no sarebbe stata presente anche lei. Ma la presenza di Pietrangelo, la presenza di Mambella, quindi anche di tanti altri portieri di Serie A. Qui lo dico, non lo so, sia Molitierno che Miarelli sono in dubbio se riescono, uno per problemi personali, uno di famiglia, di organizzazione, può darsi che vengano anche loro, quindi credo che sia uno staff di altissimo Tutti i livello. portieri della nazionale italiana col I preparatore migliori, dei portieri della di nazionale chi li allena italiana. in italiano, il primo che ha scritto libri in Italia, credo che uno staff che non credo che sia superabile, eguagliabile perché lo prendono in blocco, ma migliorabile è difficile. Ovviamente ci sono tanti altri bravi professionisti, ma non potevo invitare tutti. Probabilmente lo farò nella prossima occasione, se ci sarà. Certo. Sara, voglio spostarmi un po' sull'aspetto femminile. Intanto chiedere a te il futsal, cioè come l'hai scoperto, nel senso magari il calcio femminile esisteva ed Sì. era già un pochino più sviluppato prima il calcio a 5, invece perché ti sei, diciamo, appassionata di futsal femminile e poi un po' raccontaci anche com'è nata, qual è il tuo excursus. Sì, guarda, non mi dimenticherò mai, mi chiamò Giuseppe Marcuccitti per un torneo a Chitiscalo. Proprio lei ai 12 posti, se non mi sbaglio, quindi facemmo questo torneo, avevo 15 anni e da lì mettemmo su questa squadra, poi piano piano una piccola esperienza con il CUS e invece poi mi hanno chiamato per formare una nuova squadra, la AS Chieti e da lì abbiamo iniziato a fare questo campionato ed è stato proprio un crescere. Quando invece con il Francavilla è stato bellissimo perché mi ricordo che proprio mi ricordo esattamente anche quello che indossavo quel giorno, quindi una camicia rossa. Quando siamo andati lì io e Marco Tiberio, che mi aveva proprio trascinato di venire con me perché dobbiamo provare questo progetto. Io no, io la Serie C basta, ormai ho dato. E invece lui ha insistito così tanto e ci credeva, non mi scorderò mai, quando siamo usciti dallo stadio del Francavilla, l'ho guardato e gli ho detto, e adesso che facciamo? Hanno detto di sì. E subito ci siamo resi conto che avevamo una società da Serie A, cioè avevamo le ragazze più forti in quel momento, cioè anche perché avevamo il nostro capitano Fabiana Pastorini, Giorgia Verzugli, Aurora, quindi persone C'era che un già piccolo blocco era della un blocco, Z, quindi no? avevamo in mano questa squadra bellissima. E la società, il segretario Fabio Gatta, il presidente Candeloro, Marco Tiberio che ci ha messo cioè, il suo centro sportivo, tutto l'apporto possibile. Quindi subito è vero che abbiamo fatto la Serie C, ma già sentivamo questa Serie A, la sentivamo proprio. Quindi questo campionato è andato, Serie C, poi abbiamo fatto il triplete, è stato bellissimo, quindi. Sì, abbiamo anche le immagini della premiazione della Coppa Italia che avete Ah, il vinto e triplete è poi stato Dino bellissimo, D'Angelo questo poi ce le mi mostra. piace anche ricordare questo aneddoto con Luca, perché quando lui riportava le innumerevoli medaglie.
innumerevoli medaglie. Cioè, nel 2018 è stato il vostro triplete o nel 2019? 2018, sì. Quindi nel 2018 praticamente avete dovuto fare un nuovo scaffale, una nuova mensola in casa, Brava, perché cioè. è stato bellissimo perché tutte le medaglie che ha riportato lui, io le nascondevo, basta con queste medaglie, invece ho riportato la Coppa Abruzzo, è stata una settimana sul Sul tavolo centro della tavolo. cucina, guai a chi si avvicinava, ed è stato bellissimo. Quindi, Qui vediamo la Coppa sì, Italia, è no? come qua, quando l'ho riportata allo stadio ho messo la cintura di sicurezza in macchina perché proprio era preziosa. Poi che è successo? È qui il salto di qualità, quindi la 2, ed è stata un'esperienza bellissima perché io non mi sono mai sentita sola. Io mi sono resa conto, vabbè, grazie a lui sicuramente, perché lui mi ha aiutato tantissimo, mi ha aperto tutte le porte, perché io qualsiasi dubbio avevo, chiamavo la federazione, Sandro Di Berardino, Salvatore Vittorio, i ragazzi proprio della federazione di Federico di Pescara e Marco Di Chieti. Chiamavo l'acqua e sapone, avevo un problema con una distinta, con il numero delle giocatrici, chiamavo Carlo Faieta, Gabriele De Gio, cioè io non sono mai stata da sola, mi hanno aiutato tutti, quindi io penso che la vittoria del Francavilla non è stata solo una vittoria del nostro staff, che comunque accanto a me c'era Soraya, Cupito, pure bravissima, ma cioè, noi eravamo un bel gruppo, Johnny, tutti, però è stato bello perché è stata una vittoria voluta da tutti, perché ci hanno aiutato tutti. Quindi Francavilla dove meritava di andare in A2 e ha meritato adesso di andare in A. Il percorso sarà difficile perché comunque la Serie A è comunque un gradino molto più alto, cioè sappiamo benissimo quanti sacrifici pure in Ci è Montesilvano sembrato però il presidente Tiberio quando è venuto qua, ci è sembrato già molto preparato, Sì, nel ma senso che si sta già Marco. calando nella realtà, Sì, le ma idee lui chiare. proprio, a me mi fa piacere perché io conosco tante persone, mai una persona così determinata come lui. Si vince, si vince, cioè non le facciamo le chiacchiere. Quindi veramente lui è proprio determinato, quindi già sta pensando che fra 2 anni vuole vincere il campionato di A. Ecco, Quindi la già, l'avevamo. non so se l'ha detto, ma Non lo ha tanto lo detto, ma ce dirà l'ha perché fatto dai. quasi capire, Sì, insomma. e quindi ecco, è stata un'esperienza bellissima. Poi purtroppo per motivi familiari quest'anno ho dovuto fare un passo indietro, però sono stata anche qui fortunata perché grazie al Pescara, al presidente Cicconi, pure lì anche un grandissimo staff, anche lì, segretario Gilberto Mastronuti, sono tutte persone che non fanno questo quotidianamente, però ci metto tanta di quella passione che sembra che proprio. Che l'hanno sempre fatto, ecco, ci si aiuta proprio a vicenda. Stesso Gino Capanna che ha messo tutta la sua disponibilità e il mister Di Leo. Quest'anno abbiamo fatto un cambio di Serie C, abbiamo iniziato, purtroppo il Covid ci ha tagliato le gambe e quindi adesso non lo so ancora perché Non giustamente è più ripreso quindi poi non il è più ripreso. Abbiamo campionato. fatto 2 partite, abbiamo vinto avevamo tante ragazzine, anche il presidente del Loreto ci ha dato le Delle ragazzine, ragazze, quindi è sì. stato bello. Anche questo mi è piaciuto a me, che dovunque ho chiamato, io ho avuto una risposta, sempre. Non ho Questo può mai. È essere una anche cosa un tuo, può bellissima. essere anche un tuo merito, però, nel senso che, cioè, nel senso che si fidano Sì, anche, beh, sì. perché. Si fidano, ma La ripeto, percezione che sicuramente. abbiamo così è che tu sei un terremoto e quindi poi alla fine riesci Dice facciamo, a rispondiamoli a centrare mammarella no, a perché centri sennò ci fa le energie crollare. positive, voglio dire, quindi No, è una secondo me. cosa, questa è una cosa bella, ripeto, sicuramente lui mi ha aiutato tantissimo perché, ma anche con i palazzetti, cioè io chiamo e c'è disponibilità, cioè mi aprono le porte. Invece. Questo per quanto riguarda il territorio, cioè in Abruzzo ho trovato questa famiglia, però dopo quando mi sono confrontata con le altre regioni è stato altrettanto bello, perché quando ho saputo che quest'anno non facevo parte, ho ricevuto messaggi proprio anche dal Virtus Romagna, quindi un'altra società bella, dicendo ma no, perdere una dirigente come te è un peccato, quindi mi ha fatto tanto piacere. Bene, niente, sono contenta. Bene, assolutamente mi raccomando, rimani in questo sport perché secondo me poi c'è bisogno di persone che hanno questo entusiasmo come te e c'è bisogno anche, secondo me, della presenza femminile perché insomma, noi,
Poi noi maschi probabilmente spesso probabilmente siamo più legati troppo al risultato, ci facciamo condizionare molto. Invece, secondo me, c'è un'energia diversa nel vostro ambiente, almeno questa è la sensazione che ho. Sì, è bellissimo, sì. Allora, prima di andare in pubblicità, devo fare una piccola digressione per i colleghi. Devo aggiornare il risultato di basket in Serie B. Si giocava gara 5 della prima serie dei playout salvezza. Il Civitanova batte il Teramo 77 a 67. Il Teramo adesso, per conquistare la salvezza in Serie B, dovrà spareggiare contro la vincente di Mestre e Montegranaro. Quindi in bocca al lupo al Teramo Basket. Piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo per la parte finale di Futsalotto. Eccoci di nuovo in studio, bentornati su Rete 8 Sport per Futsalotto. Ancora qualche argomento prima di chiudere questa puntata con la famiglia di Eugenio Mammarella. Abbiamo già detto all'inizio puntata, probabilmente un caso unico nella regione Abruzzo, nel futsal abruzzese, insomma, di allenatore e dirigente. Sara, ti senti più dirigente o più parte tecnica? Tu sei più parte organizzativa, Piacerebbe dirigenziale? ancora giocare. Ok, questo è l'entusiasmo in realtà, che tipo, vai. Non è male però, perché la spinta che si ha, forse Luca non so se vorrebbe ancora giocare, delle volte in certe situazioni entrerebbe pure in campo, soprattutto quando alleni i ragazzi. Vabbè, sì, se potessi scegliere, pure a me piacerebbe giocare. A volte glielo ricordo ai ragazzi, sono i momenti più belli, anche quelli più spensierati. Purtroppo l'età è passata. Luca, la vittoria dello scudetto del 2013 la consideri uno dei momenti apicali della tua carriera di allenatore, il più importante? Ecco, stiamo vedendo una foto che siamo andati a riprendere in rete a Bassano del Grappa, 2 giugno, quindi occhio, settimana prossima c'è una ricorrenza che noi ricordiamo sempre, 2 giugno 2013 a Bassano del Grappa, Quessapone campione d'Italia Juniores, era la tua squadra composta di ragazzi tutti italiani e soprattutto tutti locali praticamente. Sì. Pensare che la settimana scorsa sono uscito ancora con qualcuno di loro a cena. Prima non me lo potevo permettere, adesso sì. Sì, rimane una delle soddisfazioni più grandi che io abbia avuto come allenatore. Però a volte con squadre con meno talento, diciamo, anche se non ho raggiunto lo stesso vertice, posso aver avuto delle soddisfazioni non inferiori. Mi conosci bene, sai che io non vivo tanto di scudetti, non scudetti, quelle poi sono delle conseguenze del lavoro, per me non esiste. Esiste il lavoro quotidiano e una passione quotidiana con tutti i ragazzi che ho allenato. Ho sempre avuto lo stesso entusiasmo, che sia siano talentuosi sia meno. Quelli che hanno dato una soddisfazione, una visibilità maggiore. Però ti dico, il Covid ha bloccato l'ingresso alla Fana Late dell'Under-19 2020. l'anno scorso, ma il lavoro che stanno facendo gli allievi era un qualcosa che, ecco, mi rimane più la delusione di non aver portato a termine quella stagione che non quel ricordo di quella stagione. Poi mi dispiace che molti di quei ragazzi avrebbero meritato maggiore fortuna. Tornerai a allenare i ragazzi, non dico l'anno prossimo in generale, insomma, è una cosa che ti manca un Sì, po'. mi manca. Sì, lo posso dire. I ragazzi mi hanno sempre appassionato di più, per tantissimi motivi, ma anche la mia scelta negli anni di lavorare sotto è stata fatta consapevolmente. C'è una pulizia, un entusiasmo, anche una facilità di rapporti umani dove mi ritrovo di più. Ecco, nelle dinamiche familiari a volte anche lei. I primi 2 o 3 mesi sono difficili, sia per me sia per lo spogliatoio. E lei mi dice: ce l'hai sempre fatta, resisti, resisti. E a volte in qualche stagione mi è stata d'aiuto, perché dice: tu passi i primi 2 o 3 mesi, che lo sai ormai che sono difficili. E per te perché vorresti un lavoro già fatto. E per i ragazzi perché non sono abituati a uno come te, a volte pignolo, a volte anche rompiscatole. Fai passare questi mesi. E ripeto, di calcio a 5 per me è un lavoro, o è stato un lavoro, per lei è un hobby. E
ne parla 95 lei e 5 io. Però ammetto che tante volte mi è d'aiuto, perché quell'entusiasmo che tu hai visto lo dimostra anche a casa, perché c'ha sempre quella visione positiva delle cose. Forse perché lei la vede, ecco, non la vede come un lavoro, e quindi la vede come un divertimento, e vorrebbe giustamente che uscisse fuori quell'entusiasmo, perché dice: Giuseppe, se è un problema lo sport non è necessario, lascialo per te. Però ti piace, hai sempre avuto fino a prova contraria anche dei discreti risultati, quindi sii propositivo e ottimista e vai avanti. Abbiamo detto che, vedi Sara, che l'aspetto, cioè diciamo il lato femminile, secondo me è fondamentale, qualcosa di importante che manca lo apporta. E le ragazze come si approcciano? Soprattutto è un mondo in crescita, quello sì, del calcio a 5, del calcio ormai l'hai vissuti tutti e due, li vivi tutti e due, è un mondo in crescita, si avvicinano sempre più ragazze, anche con l'immagine, che il traino che potrebbe dare la Serie A femminile, non solo di futsal ma soprattutto poi quella del calcio ormai, no? Che è approdata ufficialmente nei palinsesti televisivi. Sì, noi tra l'altro quest'anno il progetto proprio che avevamo portato avanti era proprio quello di unire il calcio a 5 e il calcio a 11, proprio per scambiarsi, per capire che la giocatrice viene da noi, dal calcio a 11 viene dal calcio a 5 e viceversa, proprio per migliorarsi. Abbiamo visto che comunque ci sono, cioè è una crescita per entrambe le discipline, chiamiamole così. Sì, è uno sport che sta crescendo, se non mi sbaglio proprio ieri sera ha giocato la Juve a Canale 5, la femminile, sì, non, sì, non so sì, dove sì. Una partita del cuore, e oggi sentivo i commenti che fino a prima magari non si sentivano mai, quindi proprio di persone non interessate che invece commentavano: ma hai visto ieri la partita della Juve, le ragazze gli ha fatto... Quindi è uno sport che sta crescendo, che sta prendendo sempre più una posizione di prestigio, non lo so, comunque ma anche perché sono proprio brave le ragazze, cioè non hanno veramente nulla da invidiare i ragazzi. Certe volte quando facevano magari alcune partitelle tra i maschi e le femmine mettevano sotto e facevano la loro figura, uscivano proprio belle. Quindi... E nell'approccio anche proprio all'allenamento, alla gestione? Sì, sono serie, vabbè, siamo femmine, quindi comunque è ovvio che siamo anche molto più precise, molto più pignole. Pretendiamo, è normale, cioè così come nella vita, così lo rimettiamo anche nello sport. Sono molto serie, sì, è bello questo. Stai facendo un grosso spot al calcio, al calcio 5 femminile, no? Ovviamente stasera ci stai mettendo in minoranza, ma va bene così, noi ti abbiamo invitato apposta. Vediamo qualche immagine qui di qualche partita, forse di una delle poche partite che avete giocato quest'anno, forse... Sì, che poi tra l'altro è venuto anche un portiere con noi a fare qualche allenamento, a partita, e si vedeva, inizialmente aveva paura perché è difficile, il calcio a 11 è più facile trovare calcio a 5 per fare il calcio a 11 che non viceversa. E noi proprio il risultato l'abbiamo proprio avuto, perché noi De Francavilla, parlo ancora di noi, Paolo, perché mi sento sempre parte di quella società, sì. Perché come, cioè, viaggio con loro, mi sento ancora componente di quella società, anche se non sono tesserata con loro. Noi avevamo 5 giocatrici che venivano dal calcio a 11, la Ciaffi, Lazzari, cioè loro venivano, Giuliani venivano dal calcio a 11, quindi in campo si vedeva la differenza, loro avevano quel colpo di testa, quel valore aggiunto che nel calcio a 5, cioè loro, quella Lazzari metteva la palla, il colpo di testa faceva gol, quindi ecco la crescita, quindi adesso volevo dire il portiere che era venuto quest'anno da noi ad allenarsi, inizialmente aveva paura, si trovava la porta grande, si trovava questa porta piccola, e invece... L'hai allenata pure tu, sei venuto una volta a farmi un favore, vabbè, ogni tanto lo corrompo, non so se si può dire, vabbè. Piccoli conflitti di interessi, ma tutto legale, già sotto minaccia, ovviamente. Devi venire, sotto minaccia è venuto a darmi una mano. E altrimenti, se non ci fossero queste cose, non avrebbe senso avervi invitato insieme, altrimenti non sarebbero emerse. Allora Luca, ti volevo chiedere un commento invece sulla Tombesi Ortona, è uscita ai playoff, però da quello che hanno annunciato stanno per
ripartire dalla conferma di Daniele Di Vittorio, uno dei giovani allenatori che è passato anche per le giovanili, insomma, secondo te è la scelta, una buona scelta quella del presidente Tombesi, continuare con Daniele, un po' sulla scia di quello, di come è chiuso la stagione? Ma io penso di sì, poi anche lì mi fa piacere perché Daniele lo conosco dai tempi delle squadre universitarie, quindi anche là un'amicizia ventennale, forse uno dei pochi allenatori che io sento perché normalmente non parlo di calcio a 5 al di fuori. E credo che abbia fatto bene, che abbia le capacità per fare ancora meglio. Lì la situazione a Ortona non era facilissima da gestire. Comunque lui è subentrato, invece ha dimostrato personalità, i risultati, non so quali erano le aspettative del presidente, forse, ecco, però è stato un Sicuramente cambiamento sperava di di fare qualcosa in più, c'erano tanti giocatori di grande esperienza, mentalità. insomma, Non i vorrei, io Bertignon, non, questo, Fabiano, ma... non vorrei che anche lì forse era un... Si rischia anche lì che una rosa da riformare, una rosa che ha dato tanto e forse anche tutto. Sì, da ringiovanire E quindi probabilmente poi. Daniele può essere un buon prospetto perché è un allenatore giovane, appassionato, preparato e soprattutto quelli abituati a lavorare con i ragazzi sono anche più abituati a crescerli. Quindi se l'Ortona volesse ringiovanire, lui può fare È la meglio. persona giusta, Sì, sicuramente. perché tanti allenatori, l'abbiamo visto, sono dei gestori. A volte con dei giovani devi anche saperlo costruire. Chi ha fatto tanta gavetta, Sa in come teoria, fare, può sa come averne di fare. più. Sì, In sì. E teoria, poi da dimostrare. vi ricordo ovviamente che la stagione del futsal in Abruzzo non è terminata per il Montesilvano femminile, è terminata per Acquesabona e Color Max, terminata per la Tombesi Ortona, però c'è ancora un grande evento per chi insomma, ama questo sport, già lo saprà, c'è la Final Eight di Coppa Italia Under 19 e le finali scudetto femminili Under 19 che si giocheranno al Palaroma di Montesilvano, parzialmente anche al Palarigopiano. Si comincia sabato 29, le finali il 2 giugno al Palaroma. La prossima settimana vi faremo vedere delle immagini, sicuramente faremo il punto della situazione su questo evento, se riusciremo, però c'è ancora del grande futsal a livello nazionale da vedere, soprattutto speriamo, non so se si potrà entrare al palazzetto, ma non credo, sicuramente però si respirerà quest'aria perché arriveranno le squadre da tutta Italia e questo ci farà bene. Voglio dire che ci sono più portieri che sono già stati e che tornano al camp, che stanno alla Final Eight. C'è la La Fenice di Fenice, Venezia, uno no? della Puglia, di Monopoli, quindi sono almeno tre portieri che hanno partecipato, parteciperanno al camp. Quindi Quindi diciamo le tracce le lasciamo un pochino dappertutto. assolutamente. Tra l'altro il camp Sono gli è amici che lasciano il calcio a 5. la storia del camp parla bene perché cioè, parla molto chiaro perché la storia di Fior è emblematica, no? Sì, ma Alessandro Fior quest'anno ha anche giocato nelle partite in Serie A, è stato il terzo portiere dell'Acquesapone, è veneto, è arrivato qui perché è venuto ad allenarsi al camp, tu l'hai visto, l'hai segnalato al direttore d'Egidio ed è nata questa opportunità. e tanti altri sono stati penalizzati perché il ruolo del portiere è Ce n'è figo. una. Fior, se continua così, farà parlare di lui. È un portiere serissimo. Uno dei motivi era sempre col sorriso, sempre propositivo e lo ha dimostrato in questi 2 anni e mezzo che è stato con noi. Si allena ed è in crescita continua, è uno che sta studiando, viene da una famiglia serissima. Lo Spero, vedremo giocare l'anno prossimo, sì, ovviamente, no? È lui farà arrivato il parlare di momento. lui perché se continua così per forza il futuro gli sorriderà. Tra l'altro non ti ho chiesto di Mambella, che era l'unica nota lieta di quello che ci è successo con l'Acquesapone, ovvero che lui era tra i pali del Metacatania, in gara 3 ha fatto degli interventi, secondo me, pazzeschi e adesso si va andrà a giocare la È semifinale. stato decisivo. Io qualche giorno prima gli ho detto: Francesco, spero che fai un'ottima partita perché mi fa piacere per te e per tutto il lavoro che abbiamo fatto. Ovviamente più uno per noi e
e poi gli ho fatto, diciamo più 2 più 3 perché sono vecchio, non voglio soffrire tanto. E invece hai sofferto tanto. Allora, siamo in chiusura, devo ricordare tra l'altro che questo sabato finalmente si gioca anche il play-out di Serie A, Aniene-Mantova, rimandato a più riprese causa Covid, l'andata il 29 maggio a Roma, il ritorno a Mantova il sabato 5 giugno, si decreterà l'ultima squadra che resta in Serie A e l'ultima retrocessa in A2. Per quanto riguarda invece le semifinali di Serie A, non è che siamo noi che stiamo gufando perché non c'è l'acqua e sapone, però sta succedendo l'incredibile, perché Petrarca Eboli è stata nuovamente rinviata, si doveva giocare sabato 2 giugno e 5 giugno la serie dei quarti. Ci sono altre positività nel Petrarca, almeno così sembra, vedete il tabellone, è tutto fermo lì da 2 settimane, sarà fermo ancora per molto a quanto sembra, e quindi la semifinale, una semifinale che sarà Camedosson Meta Catania, è congelata. Il Pesaro, che è già qualificato, non conosce il nome della sua avversaria. Si deve finire la stagione entro il 30 giugno, trovate voi la soluzione perché non so quale possa essere. Probabilmente si farà una Final Four inedita, semifinali e finale. Prima si era parlato di metà giugno, adesso si slitterà oltre nella seconda metà di giugno, con partite di andata e ritorno ravvicinate in giro di 24 ore, finale di andata e ritorno nel giro di 24 ore l'una dall'altra. Secondo me è una cosa abbastanza folle, ma sta per diventare l'unica soluzione possibile per assegnare questo scudetto. Speriamo che la divisione possa farlo, che non sia una stagione falsata, che vinca ovviamente il migliore. Purtroppo quest'annata del Covid, tra l'altro Sara, ne abbiamo già parlato nel Pescara femminile, la stagione si è bloccata. Da noi ci sono state 2 partite in una settimana, poi 3 settimane senza giocare, poi 3 partite in 10 giorni, poi 2 settimane senza giocare. Non è stata proprio una bellissima stagione. Che l'acqua e sapone non ha fatto le giovanili. Ed è, esatto, è una cosa di una gravità unica, non per colpa dell'acqua e sapone, certo, non c'erano per le il condizioni COVID per fare. E quindi l'annata mi sembrava ovviamente sui generis particolarissimo sotto tutti i punti di avere vista. 3 under nel roster della prima squadra che girano l'Italia o l'Abruzzo per giocare l'under 19 e vanno anche a scuola, cioè monitorare quella situazione era una follia probabilmente. No, secondo me non è colpa di nessuno, ma è per dire che è un anno così particolare e si sta chiudendo come iniziato. Speriamo di mettercelo alle spalle anche grazie ai vaccini, noi 3 siamo tutti e 3 già semi-vaccinati di prima dose, quindi speriamo che l'anno prossimo vada tutto per il meglio, si torni alla normalità e torni anche il pubblico nei palazzetti. Allora, Futsalotto finisce qui, io ringrazio Luca Di Eugenio e Sara Mammarella, la famiglia del Futsal. Ovviamente la stagione prosegue come vi ho detto, perché il Montesilvano femminile questa sera ha battuto il kick-off in trasferta per 9-2, si è qualificato per la finale scudetto contro il Falconara, gara 1 domenica 6 giugno, quindi noi avremo ancora argomenti molto caldi di cui parlare, c'è uno scudetto in ballo che può tornare qui nella nostra regione, ne parleremo la settimana prossima, mercoledì 2 giugno, grazie mille a tutti quanti, buonanotte da Futsalotto, ci vediamo la prossima settimana su Rete 8 Sport.